Pace e bene, bentornati. Oggi 24 agosto ricordiamo San Bartolomeo Apostolo. Ascoltiamo. I Vangeli sinottici lo chiamano Bartolomeo e in quello di Giovanni è indicato come Natanaele. Da Giovanni conosciamo la storia della sua adesione a Gesù, che non è immediata come altre. Di Gesù gli parla con entusiasmo Filippo. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Vieni e vedi. Ed ecco che Gesù e Bartolomeo si incontrano. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità, gli dice il Signore. Spiazzato da questa fiducia, lui sa soltanto chiedere a Gesù come fa a conoscerlo. La risposta di Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico, si traduce nella professione di fede di Bartolomeo. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Bartolomeo è quindi scelto da Gesù tra gli apostoli. Gli Atti lo elencano, dopo la risurrezione del Signore, a Gerusalemme con gli altri, assidui e concordi nella preghiera. E anche per Bartolomeo, dopo questa citazione, cala il silenzio dei testi canonici. Ne parlano le leggende, storicamente inattendibili. Alcune lo dicono missionario in India e in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, subendo però un martirio tremendo, scuoiato vivo e decapitato. Queste leggende erano anche un modo di spiegare l'espandersi del cristianesimo in luoghi remoti, per opera di sconosciuti. San Bartolomeo presente con questo nome nei sinottici, mentre nel Vangelo di Giovanni probabilmente è indicato con il nome di Nicodemo. Ed è proprio a lui che Gesù rivolgerebbe questa frase: ecco davvero un israelita nel cui cuore non c'è falsità. Pensiamo allora ai nostri cuori. Che cosa direbbe Gesù dei nostri cuori? La falsità è quella condizione in cui manca il vero, manca la verità, in cui ci si mostra in una maniera non coerente con quello che proprio è il nostro vero sentire, si gioca un po'. Allora cerchiamo di rincorrere la virtù della verità del nostro cuore. Beato, dice il Salmo, l'uomo nel cui spirito non c'è inganno, la sincerità. Cerchiamo di ottenerla nella nostra vita quando anche ci sono delle piccole situazioni che sembrano chiederci un compromesso per passarla liscia. La sincerità è una virtù di un valore molto maggiore che costa i propri sacrifici. Affinché possiamo essere tutti quanti quindi più veri, più sinceri, con un cuore limpido, invochiamo l'intercessione di San Bartolomeo e gli diciamo: prega per noi.